Ben trovati gentili telespettatori da Katia Pesciarelli di Non Solo Sport. Oggi ci troviamo qui a Piegaro in occasione della 23ª manifestazione della Sagra della Castagna. Questo evento è ormai un appuntamento per tutti i paesani e gli abitanti dei comuni limitrofi, come Città della Pieve, Castiglion del Lago, Orvieto e non solo. Qui infatti troviamo turisti provenienti da tutte le parti d'Italia. Per tutti i buongustai, la sagra ci offre una cucina ricercata e ricca di tradizione popolare. Dalle tagliatelle fatte a mano, al cinghiale, agli immancabili castagne, cuore di questa sagra, accompagnate anche dal mosto contenuto in fiaschi artigianali, impagliati con la tradizionale paglia palustre. Siamo qui con uno degli organizzatori della sagra, il signor Stefano Sberna. Stefano, che cosa ci dici di questa sagra? Ma che vi dico, che questa sagra, siamo arrivati alla 23ª sagra della Castagna, da piccola che era siamo arrivati a una delle, non dico grandi, però come comitato siamo abbastanza soddisfatti. Ringraziamo, c'è sempre il ringraziamento di tutto il paese, perché comunque sia dai grandi ai piccoli sono tutti partecipanti, diciamo, chi ha la sala, chi ha la cottura, chi ha la cucina, tutto quanto. Niente, ogni anno cerchiamo di rinnovarsi sempre di più con delle attrazioni, anche perché il tempo da noi, cioè, magari arrivati a ottobre non è che si può permettere, le strutture sono comunque già tutte al coperto. Quali sono le principali attrazioni di questa sagra? Allora, le attrazioni principali, diciamo che come attrazione abbiamo la gastronomia, che la gastronomia è il piatto, diciamo, il piatto forte della nostra sagra, diciamo, perché ci sono gli lombricelli, ci sono le pappardelle e compagnia bella. E poi tutto viene, tutto il resto, come vedete, la lavorazione del vetro. Ci sono i mastri vetrai, mi sembra, sono toscani, che sono venuti appositamente per darci questa dimostrazione. Poi abbiamo il Museo del Vetro, che insieme al Comune di Piegaro hanno rimesso a posto come ai vecchi tempi, è venuto ristrutturato tutto quanto, dove praticamente è aperto, diciamo, a tutti al pubblico, oltre che per la sagra è aperto anche dei giorni durante la settimana. Ringraziamo il signor Stefano e proseguiamo per il nostro viaggio, grazie. Ma com'è bella la vita, quella zanzara, com'è bella la vita. Siamo qui con la responsabile del Museo del Vetro, la signora Chiara Berichiello, che ci guiderà nella visita al museo. Sì, il museo è una struttura industriale che risale come aspetto attuale all'Ottocento, anche se la produzione del vetro a Piegaro è antichissima, risale addirittura al XIV secolo, secondo i documenti che abbiamo, e questa tradizione si è sempre proseguita nel tempo fino a raggiungere la produzione attuale, nel senso che dopo la dismissione di questa fabbrica, la produzione è continuata nella nuova fabbrica che è gestita dalla vetreria cooperativa piegarese e che tutt'oggi è esistente e si trova però al di fuori del centro abitato. E quindi dopo l'abbandono di questa fabbrica si è deciso di recuperarla a spese degli enti pubblici, quindi comune e regione, con la collaborazione di tutti anche i cittadini di Piegaro che hanno contribuito con il prestito degli oggetti che sono in esposizione, e si è costruito un percorso sulla storia della produzione del vetro e sulla produzione stessa, quindi sul ciclo produttivo che era presente all'interno di questa struttura e che si snodava in questi ambienti che vedete intorno a noi. Quindi c'era una parte della struttura in cui arrivavano le materie prime, che è questa dove ci troviamo ora, mentre nell'altra sala si conserva una parte del forno antico, dell'antico forno fusorio, con all'interno l'ultimo vetro che è stato lavorato qui in questa struttura, che risale al 1968. C'è poi un altro piano con i sotterranei della fabbrica, il seminterrato della fabbrica, che era principalmente utilizzato come magazzino, e all'interno di questo seminterrato c'è una stanza in cui si conserva una parte di questo ultimo vetro lavorato che andandosi a depositare in questa stanza ha formato una grande colata di vetro che è un po' il simbolo del nostro percorso, del momento in cui la fabbrica ha smesso di essere un
contesto produttivo è diventato il simbolo della memoria di questo luogo. Chiara, per quanto riguarda le attività del museo, che cosa ci può dire? Il museo cerca di porsi non solo come luogo di visita e di conservazione della memoria, ma anche come centro culturale, propulsore della cultura a vari livelli, per cui noi proponiamo sia attività per i ragazzi, partendo dai laboratori di arte, lavoriamo sempre ovviamente sul materiale, quindi sul vetro, quindi lavoriamo con le scuole, ma anche con i ragazzi del paese che spesso partecipano alle attività che proponiamo. Ma cerchiamo di proporre anche attività per adulti, che sono sia attività che vogliono valorizzare il sapere artigianale della regione, quindi artigiani che lavorano il vetro, che vengono qui a dare delle piccole lezioni, dei piccoli corsi, ma anche eventi culturali di vario genere. Noi abbiamo già collaborato con l'Accademia d'Arte di Perugia per un evento l'anno scorso, all'inizio di quest'anno, sull'arte contemporanea. Abbiamo collaborato con l'Università La Sapienza di Roma e con altre università per un percorso, per un seminario a livello universitario sulla storia del vetro. Ecco, quindi cerchiamo di differenziare la nostra offerta su vari livelli, sempre però tenendo presente l'esigenza, la fame di cultura che c'è oggi e che vogliamo ottimizzare avvicinando la gente a argomenti che magari non sono di uso, di consumo quotidiano, ma che comunque possono essere interessanti, magari anche una novità nel panorama culturale locale, quantomeno. Il museo in questo periodo ha il piacere di ospitare una piccola mostra con alcune delle opere di Gabriella Munaretto, che è stata una figura importantissima per la nascita del museo e per questo grandissimo traguardo che è stata l'apertura del percorso museale. È una persona che ha contribuito con una ricerca intensa e con la passione di chi è molto determinato. E quindi il museo in questa occasione ha voluto dedicare a Gabriella Munaretto questo percorso attraverso alcune sue opere che sono state anche molto apprezzate in Italia e all'estero. Basta poco fare impressione. Siamo qui con il signor Francesco Aiazzi, sentiamo un attimino che cosa ci può dire su quest'arte. Questa purtroppo è un'arte che piano piano è in via di estinzione, anzi leviamo il piano piano, è sempre più velocemente in via di estinzione, perché purtroppo le vetrerie che lavorano a mano sono sempre meno, ahimè. E c'è solo la produzione industriale, sempre di più avanzata, e quindi i giovani non sono neanche stimolati tanto a fare questo tipo di lavoro manuale, che sarebbe tanto bello e dà tanta soddisfazione. Come si acquisisce quest'arte? Prima, la maggior parte delle volte, si entrava in vetreria da ragazzi da 14-15 anni e si stava dietro al maestro, ti insegnavano a serrare la forma, a battere le canne, a iniziare a levare la prima parte di vetro per fare il bicchiere, poi la pallina, era tutta una scuola, piano piano a gradi, a settore, a livelli proprio, fino a che uno non diventava un maestro vetraio a tutti gli effetti. C'era la possibilità di imparare a fare tanti lavori perché i maestri vetrai erano completi, sapevano fare dal bicchiere al pesce, al delfino, alla scultura. E quali sono le tecniche e gli attrezzi più usati? Allora, da 200 anni se non di più sono sempre un po' pressappoco gli stessi arnesi e fatti anche con quasi gli stessi materiali. Si parla di legno per fare, se vuole, questi sono i maioshi, sono tutti in legno, pero, pesco, ciliegio, legno con l'anima, e servono per dare arrotondità alla palla di vetro quando viene tolta dal forno, perché sennò sarebbe irregolare. Poi ci sono queste forbici per tagliare il vetro, tutti arnesi per lavorare a mano che c'era anche 200 anni fa, che anche qui a Piegaro per fare fiasche, bottiglie o bicchieri venivano utilizzati, pinze e le classiche mollere. Queste sono le classiche mollere che servono proprio per fare colli delle bottiglie, per fare il piede, riaprire un bicchiere, un vaso, una bottiglia. Qual è l'oggetto più curioso che ha realizzato? Sono tanti, tanti, siamo sul classico, il tradizionale, però ecco, si è fatto dai i bocchini per i sassofoni, che sono in vetro, ancora meglio in cristallo perché sono quelli che funzionano meglio di tutti, da
al sassofono, allo strumento museale. E poi un'altra mi viene in mente ora, è una cosa molto strana con tutta quest'arte moderna. E un artista fece un happening a Firenze, ora mi viene in mente, ci fece fare proprio gli organi genitali maschili e femminili di dimensioni enormi. Era una scultura moderna. Curiosa. Sì, molto curiosa e molto anche imbarazzante nel farla a casa, però è arte. Certo, ringraziamo il signor Francesco Aiazzo di Colle Valdelsa e ci rivediamo presto, intanto noi proseguiamo il nostro viaggio, grazie. Accanto a noi abbiamo il signor Chiaraluce. Innanzitutto mi piacerebbe sapere come realizza i suoi quadri. Sono un puzzle di legni di vari colori, di varie essenze, in modo da poterle congiungere con del nastro adesivo e poi eventualmente viene incollato su un pannello dopo che è stata rifatta la figura in speculare, in modo che una volta che viene finita viene incollata dalla parte in cui io la vedo in quel momento, come in questo caso è la parte negativa, che una volta incollata, data la colla, verrà pressata e poi verrà una volta ripulita e riappare, riaffiore in senso positivo la tarsia, come nel caso di queste due foto in cui quella è l'originale, è il miracolo dell'acetato, quello lì invece è come lo vedo io nel momento in cui lavoro. Questo è il poi una volta rifinito verrà ripulito, lucidato e nello stesso tempo messo in visione agli amanti di quest'arte, che purtroppo è in decadenza, nel senso che non c'è nessuno che li insegna. Io mi sono ripreso questo tipo di lavoro dopo il 2004, c'è una falegnameria che ho lasciato, però era tanta la passione di ritornare a questo tipo di lavoro e sinceramente ne sono soddisfatto. E con il taglio della castagna gigante da piegare è tutto. Arrivederci, Katia, non solo sport.